Bene, facciamo sempre qualche respiro, cerchiamo un bel allungamento della colonna vertebrale. Chiudiamo gli occhi, sentiamo, respiriamo questa energia del mattino, questo vento che porta aria pulita. Cerchiamo di distendere bene il viso, lasciare andare lingua, mandibola. Lasciamo anche il respiro libero, lo osserviamo per qualche istante. Sentiamo anche il vento come interagisce con il nostro respiro. Facciamo tre respiri più profondi con questo intento. Mentre inspiriamo, ripuliamo, ossigeniamo tutto il corpo. E mentre espiriamo, lasciamo andare, come se dopo l'inspirazione questo scambio in tutte le cellule, i prodotti di scarto uscissero con la nostra espirazione. Immaginiamo proprio che questo ossigeno ripulisca fino a ogni più piccola cellula del corpo, espirando lasciamo andare, ripuliamo, svuotiamo, facciamo proprio una pulizia di tutto il corpo. Ancora un bel respiro. E lasciamo andare anche il respiro. Risuoniamo assieme ad un aum, inspiriamo a fondo. Il respiro si rilassa, recitiamo anche questa invocazione, il significato è conducimi dal buio alla luce, dall'ignoranza alla saggezza, dalla mortalità all'immortalità. Se riuscite ripetete una strofa dopo di me. Asatoma sadgamaya, asatoma sadgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityormahamritam Gamaya, Mrityormahamritam Gamaya. Aum Shanti Shanti Shanti. Aum Shanti Shanti Shanti. Rimaniamo un istante, connessi al respiro, consapevoli del nostro corpo. E piano, quando siamo pronti, gli occhi si riaprono, posso fissare un punto verso terra e poi dolcemente alzare lo sguardo a vedere questa meraviglia che ci circonda. E andiamo con qualche movimento del capo, inspirando la testa sale, espirando mento al petto, facciamo occhi aperti, occhi chiusi, come vi sentite meglio. Inspiro la testa sale e fuori l'aria, piano, mento al petto, ancora una volta. Senza fretta, se possiamo allunghiamo un po' il respiro, così si allunga anche il movimento, e piano torno al centro. Inspiriamo qui al centro, espirando ruotiamo verso destra, come voler guardare oltre la nostra spalla. Inspiro al centro, espiro, ruoto, mento parallelo a terra, ancora una volta, inspiro, fuori l'aria. Inspiro al centro, fuori l'aria sinistra, torniamo al centro, sempre inspiriamo qui al centro, espirando andrà l'orecchio stavolta verso la spalla, inclino la testa, sento bene il lato del collo distendersi, inspiro, fuori l'aria dall'altro lato, sempre mantenendo la schiena lunga, inspiro, ancora un giro, fuori, e a sinistra,
E piano, torniamo al centro, inspiriamo, espirando, mento verso il petto, di nuovo. E due bei cerchi. Se riusciamo, inspiriamo mentre la testa va indietro, espiriamo, la testa torna avanti. Inspiriamo indietro, espirando avanti e cambiamo direzione, due giri nell'altro senso, sempre inspiro metà cerchio, espiro l'altra metà. Sento com'è, non è un lavoro solo di collo, cervicali, ma forse anche la schiena ci dice qualcosa. E piano, quando saremo al petto, inspirando la testa risale. Un respiro. E poi piano, come riusciamo, andiamo a spingerci in avanti, andremo a quattro zampe. Qualche movimento bene per la nostra colonna, risvegliamo tutta la schiena, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, dorso dei piedi a terra, piedi paralleli, inspirando testa e coccige salgono, come se volessimo allontanare il petto dall'addome. E fuori l'aria invece, tutto si inarca, guardiamo l'ombelico, risucchiamo l'ombelico verso la colonna vertebrale, inspiro, testa, coccige salgono. Continuo a spingere con le mani, con le ginocchia, fuori l'aria. Se puoi, se conosci Ujjayi, quel respiro che si fa costringendo leggermente la glottide, il retro della gola, puoi incorporarlo in questo movimento. Mentre continui con il tuo respiro, senti anche la mente se rimane connessa, se rimane attenta, vigile al respiro, al corpo, o se inizia a vagare. Se ti accorgi che vaga, con dolcezza la riporti al corpo, al respiro. Ancora uno. E piano piano ritorniamo in posizione neutra. Un respiro in posizione neutra. E poi puntiamo le dita dei piedi. Inspiriamo. Espirando, bacino sale verso l'alto e gambe iniziano a distendersi piano piano. Talloni cercano terra. Ginocchia se puoi distese. Magari cammini una gamba alla volta. Pieghi un po' un ginocchio alla volta. Senti l'altra gamba che si distende, un ginocchio si piega e l'altro tallone raggiunge terra o cerca terra. E piano ti fermi, talloni verso il basso, che cercano terra, due respiri, continua a spingere con le mani, bacino in alto, se puoi espandi anche il petto, extra ruotando un po' le spalle verso l'esterno. Due bei respiri profondi, profondi, testa pesante. E piano, mani camminano verso i piedi, piedi verso le mani. Due respiri allungando bene la colonna vertebrale verso il basso, lasciando la testa morbida, braccia morbide. E piano, flettiamo le ginocchia, mani sulle ginocchia, inspirando schiena lunga, 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 guardare in alto. Ed espirando, arrotondi e sali piano piano. Bene, un respiro qui, posizione retta. Piedi sotto alle anche. E poi, solo le braccia salgono, inspiro. Mentre espiro, fletto le ginocchia, scendo sui talloni. Inspiro, salgo, espiro, ginocchia si flettono e scendo, inspiro, fuori l'aria, cerca di portare con te il bacino, non lasciare andare il coccige troppo indietro, se puoi risucchialo, inspiro, salgo, espiro, scendo, senti questo lavoro alle ginocchia. Se puoi mantieni la colonna vertebrale lunga. Ultimo, fuori l'aria,
E piano risalgo e scendono le braccia. Un respiro. Bene. Distanziamo leggermente di più i piedi, un po' più delle nostre anche. Braccia salgono, stavolta mani parallele, palmo guardapalmo. Inspiro, quando espiro ruoto. Proprio come se volessi lanciare le braccia e una mano va sulla spalla e l'altro braccio rimane disteso. Sguardo che segue la mano che va indietro. Se puoi, espiri quando va in torsione, inspiri passando dal centro. Anche se devi accorciare un po' il respiro, va bene. Senti questo bel lavoro di torsione a tutto il tuo tronco. Ancora due. E piano ti fermi. E le braccia scendono. Bene. Sembra che ci sono, vero? Sì, giusto, questo. Piedi uniti, addome leggermente attivo, piedi che spingono, le ginocchia sono distese ma non bloccate, spalle rilassate, mento parallelo al pavimento, mandibola rilassata. Le mani escono verso fuori, inspiro, le spalle scendono lontane dalle orecchie, es. Ruota i palmi verso l'alto, inspiro, espiro, le mani si agganciano al cielo, spalle si allontanano dalle orecchie, apri gli occhi, sguardo parallelo al pavimento, sollevo i talloni. 5, respiri qui. Mani ben unite. Addome attivo. Cerca di tenere questa linea in maniera morbida, perciò anche se c'è un po' di vento ti adatti, puoi muoverti. Accogli il vento. Accogli il respiro dentro di te. E poi i talloni lentamente scendono. Inspiro qui, espirando mani davanti al cuore. Piede destro o lateralmente al piede sinistro o appoggiarlo delicatamente sul condilo femorale o tallone vicino all'osso pubico. Ginocchio va bene indietro, il bacino ben allineato, pavimento pelvico, il mula bandha dolcemente attivo. Mani davanti al cuore, le mani salgono su, sguardo all'infinito, in avanti, spalle scendono giù. 5 bei respiri qui. Senti questa connessione tra le mani, senti questa relazione tra piede e terra. Senti il piede destro che si relaziona con la coscia, con il ginocchio, con il piede. Mani ben unite se puoi, spalle ben rilassate. Senti che le mani creano questa specie di cornice attorno alla testa. Inspiro. Espirando pianissimo, le mani scendono e piano libero. Prendi il ginocchio, lo allinei e piano giù il piedino. Cercati un posto dove mettere il piede, un posto senza troppi buchi. E andiamo su e ci prepariamo. O il piede lateralmente, un'ottima posizione per iniziare. O il piede completamente staccato a livello del condilo. A livello del malleolo o appoggiato sul condilo ma senza spingere perché sennò il ginocchio soffre, o la posizione finita, tallone vicino all'osso pubico e alluce che guarda il pavimento.
Senti questa forma. Senti che il bacino naturalmente shifta un po' verso destra, si sposta un po' a destra, cerca di mantenerlo bene in linea. Attiva il pavimento pelvico, mani davanti al cuore. Poi le mani salgono su. Le spalle scendono giù. Mani ben unite. Respira profondamente, lentamente. Respiri lunghi e sottili, come un albero. Le spalle sono bene lontane dalle orecchie, uno sguardo vivo in avanti. Inspiro, espirando piano, le mani scendono, le mani si liberano. Se vuoi prendi con una mano il ginocchio, lo allinei e lo appoggi giù. Piede destro avanti, piede sinistro indietro. Cerchiamo di avere più o meno 90 gradi tra i due piedi. Sì. Più o meno, se non ti vuoi il tappetino, lo vedo. Grazie. Lo vedo pronto. Sì. Una distanza che potrebbe essere una distanza buona è creare una sorta di triangolo equilatero, perciò la distanza tra i piedi, la lunghezza di una nostra gamba, ecco. Questo potrebbe essere un buon punto di partenza. Ruotiamo bene il bacino in direzione della luce del piede dietro, perciò il bacino è rivolto lì, i piedi sono in spinta, piedi che spingono, le ginocchia non sono bloccate ma i piedi spingono, mani sul bacino, lasciamo andare il bacino verso sinistra, questo piccolo movimento qua, il bacino, solo il bacino, colpo d'anca, sì. Esatto, verso dall'altro lato, tu stai facendo questo, facciamo, ecco, fai un po' questo, sì, ecco, e ti fermi, ti dico io quando. Vai, vai, e ti fermi là, no? Ti fermi dall'altra parte. Eccolo lì. La mano scivola giù e la mano va su. Sguardo il palmo della mano che sta su, Trikonasana, pollice addotto, attiva l'addome, immagina avere un muro dietro a te, appoggiare bene la schiena a questo muro e respira. 5 bei respiri qui. Prendi tutto il tempo di cui hai bisogno per l'inspirazione attraverso le narici. Ed espira sempre attraverso le narici. Guarda la mano che sta sotto, come se qualcuno ti tirasse su per la mano sinistra. Senti proprio questa forza verso il cielo che ti tira su e ti allinea, ti proietta verso l'alto e piano giù. Piano vieni su, 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 proprio, esatto, e piano giù. Solleva l'avampiede destro, ruota il piedino verso in avanti, ci troviamo con i piedi paralleli. Sì, poi solleva l'avampiede sinistro e ruota il piede verso dietro e appoggia bene il piede. Mani sul bacino, basculiamo un po' il bacino, un po' di qua, un po' di là. E mi fermo con il bacino a destra, dall'altra parte, sì, e la mano scivola giù, sì, apri bene il petto, attiva il pavimento pelvico, Uddiyana Bandha, ombelico ben attivato verso la tua colonna, sguardo la mano che sta su. Beh, respiri qui. Decidi tu quanto scendere, va bene anche scendere poco, se senti tensione, se senti che già c'è lavoro, va bene anche piccolo piccolo, se invece senti che il corpo è più disponibile puoi affondare, entrare un po' più nelle pieghe del tuo corpo. Sguardo la mano che sta su.
guarda la mano che sta sotto, è come se qualcuno ti tirasse su per la mano destra verso il cielo, pensa una mongolfiera che ti tira su, vieni bene su, 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 e poi lascia andare giù la mano. Solleva l'avampiede, allinea il piedino, piega un po' le ginocchia e con una sorta di spinta, come un molleggio, piedi vicini. E ci giriamo in posizione comoda. In piedi c'è ancora qualcosa? Ah, eccolo, vedi, patacca. Grazie. Certo che tu sei un computer, eh? Sì. Rilassa bene giù le spalle. Assicurati che quando facciamo questa spinta in avanti le spalle non vadano avanti. Le mani sono avanti ma le spalle sono in posizione neutra. Poi spingi le mani verso fuori. Poi ruota le dita, diciamo, verso il basso. Sì. E poi andiamo come a chiuderci in questa posizione qua. Chiudi bene dietro, apri bene il petto. Senti questo allineamento, scapole vicine, gomiti vicini. C'è già tanto lavoro qui. Addome un po' attivo, non perdere l'addome e spingi un po' il pube avanti, il cuore in alto e i gomiti vicini. Respiriamo qui. Senti questa curva, questo arco che dai piedi fino al capo. Senti questa continuità. Cerca di distribuire bene la tensione, il lavoro a tutti i livelli. E pianissimo, torna attivando bene l'addome, trova bene il centro, lascia scivolare le mani sulle cosce. Apri poi i piedi, quanto il tuo bacino. Piega le ginocchia e piano la testa, inizia a scendere giù. Le mani scivolano giù verso i piedi, poi piano piano distendi le ginocchia. Le mani dove sono, sono, dove cadono, cadono. Testa pesante, ginocchia distese. Poi se puoi solleva l'avampiede destro ed infili la mano destra sotto il piede, solleva l'avampiede sinistro, infili la mano sinistra sotto il piede sinistro, ammorbidisci le ginocchia per adesso, così faciliti questa presa e piano lentamente lascia cadere bene giù la testa, prima cosa lascia cadere giù la testa, poi piano piano inizia a spingere con i piedi e distendere le ginocchia, quello che puoi. Ammorbidisci le ginocchia, libera le mani. E lentamente vieni su. Sì, buono. Piedi uniti. Questa bisognava farla partendo da in alto, tuffandosi, no? Sì, sì, so che fa lo stesso. Però diciamo, dal manuale, così. Beh, facciamo questa discesa, giusto per... Inspiro, le braccia salgono verso il cielo. Le spalle si rilassano un attimo, lontane dall'orecchia. Inspiro, quasi ti archi un attimo, guarda bene il cielo. Espirando, ti proietti in avanti, vai giù, giù, giù. Mani vicine ai piedi, mani lateralmente ai piedi se puoi. Tre, respiri qui. E piano torniamo su per la stessa strada che abbiamo fatto durante la discesa. Inspiro, ti allunghi. Tanto lavoro il quadrato di lombi, vieni bene su. E le mani scivolano davanti al cuore. Sono tutte quelle in piedi, no? Vado giù allora. Inspiro, ti allunghi.
Ti tuffi in avanti, come vuoi. E piano lentamente andiamo avanti con le mani e andiamo a sederci e ci posizioniamo in posizione seduta. Cioè, ginocchia distese. Attiviamo dolcemente i piedi, cerchiamo di attivarli giusto per dargli la direzione e la conformazione corretta senza metterci troppa tensione, mani lateralmente, sì. Avvicina le scapole perché la tendenza è fare un po' questo, lasciare scivolare troppo le scapole verso fuori. Le scapole sono in posizione neutra, mani spingono, sguardo all'orizzonte. Senti quanto attiva è questa posizione? Attiva in maniera giusta, non troppo, non irrigidirti, usa la spinta delle mani necessaria per allungare bene la colonna, restiamo qui qualche respiro lento, profondo, pieno. Anche i piedi sono più o meno paralleli alla colonna, perciò non lasciamo andare proprio i piedi in maniera passiva. Senti l'attività in tutto il corpo e tutta la catena posteriore che si sta attivando. E piano, lascia, addolcisci la postura. Piede destro vicino al pube, piede sinistro vicino al pube. Agganciamo le mani, yoga mudra, e andiamo ad infilare le mani sotto i piedi. Sii molto molto rispettoso delle tue ginocchia che sono in completa flessione. Se ti fanno male lasciali un po' fuori, se non hai problemi invece avvicina proprio i talloni al pube. Schiena lunga, magari ondeggia un po' con il bacino, cerca un bel appoggio ischiatico, sguardo all'orizzonte, occhi chiusi. Senti questa connessione, questa relazione tra le anche che si aprono, le ginocchia che cadono e la schiena che sale. Mettici l'ingrediente più importante che è il respiro. Qui puoi fare respirazione yogica completa, pancia, torace, clavicole. Clavicole, torace, pancia quando l'aria esce. Porta bene il respiro in tutto il corpo, porta presenza in tutto il corpo. Dai la giusta attenzione ad ogni singolo pezzettino del tuo corpo. E piano lascio. Distendiamo la gamba destra, allinea bene il piedino sinistro. Cioè, appoggia bene la pianta del piede, senti questa, proprio questo appoggio. Mano sinistra va dietro, in un appoggio comodo, mano destra va su verso il cielo. Ti allunghi. Aiutati anche un po' con la mano che sta dietro, ad allungarti bene, a crescere bene. Senti questa continuità tra cielo e terra, la colonna che continua col braccio che sale, il braccio dietro aiuta, espirando vai con la mano a prendere il ginocchio o con il gomito, o se sei molto, molto sciolto puoi andare oltre, come fa lei. Sì. Tu stai facendo questo, va benissimo. Se sei di su sufficientemente, eccolo. Sì. Sono, però ognuno fa come il lavoro è questo. Lo sguardo verso dietro, Marichasana, uno sguardo al nostro passato, allunga bene la colonna, mento parallelo al pavimento e anche qui respiri yogici, pancia, torace, clavicole. Quando l'aria esce, clavicole, torace, pancia. C'è
cerca quella giusta intensità, quel giusto fuoco per mantenere questo lavoro. Non troppo, se no si brucia, non poco, se no non si cucina. La giusta fiamma. Nutrila bene con il respiro. E piano torna al centro. Distendi la gamba sinistra. Pieghiamo il ginocchio destro. Cerca una sorta di verticalità del tronco. La mano destra va dietro, da subito un piccolo sostegno. Mano sinistra va verso il cielo. Senti il piede ben appoggiato. Senti in certe zone del corpo come senti la libertà. In altre come senti un po' invece la chiusura. Cerca di liberare anche quelle zone lì. Faccio a livello dell'anca, a livello delle spalle. E poi dolcemente andiamo a ruotare. Va bene gomito sul ginocchio, vai oltre con il ginocchio, decidi tu. Importante il bacino ben appoggiato, tutti e due i glutei ben appoggiati, schiena lunga, sguardo indietro. Giuliano, guarda qua, Davide ha bisogno di te. Davide ha bisogno di te. Respirazione yogica completa, pancia, torace, clavicole. Clavicole, torace, pancia. E lascia che si rovita un elastico, torna al centro, ti sistemi, lasciamo, quale manca? E la fai tu quella alla fine, quella specie di bambino con le ginocchia un po' aperte? Faccio io allora subito, dai, così dopo ti rilascio tutti per te. Pieghiamo un ginocchio, poi l'altro, decidi tu come farlo. Ah, faccio anche mezzo cammello, giusto. E rientra nelle posizioni sedute? Sì, certo. Piano veniamo su, lo fanno da qua, no? Senti questa relazione, spalla, bacino, ginocchio. E c'è un po' la tendenza in questa postura a fare un po' questo, a chiudere l'angolo dell'anca, io esagero un po', no, per far capire, ma la tendenza è un po' quello di andare indietro col bacino. Cerca invece questo allineamento, meato acustico, spalla, bacino, ginocchio, tutto su una stessa linea. Devi avere la sensazione di cadere un po' in avanti e questo è un buon segno, vuol dire che probabilmente sei sulla linea. Mani avanti, patacca, come abbiamo fatto prima. Inspiro, apri. Si ruota i polli, le dita verso il basso. Inspiro, appoggia bene le mani sulla tua bassa schiena, questa zona di confine tra schiena e bacino. Avvicina bene le scapole, spingi il bacino avanti, apri bene il cuore, scapole vicine, gomiti vicino, sguardo al cielo. Se desideri, se senti che la cosa è possibile per te, piano mano destra sul tallone destro, mano sinistra sul tallone sinistro. Spingi bene il pube in avanti, il cuore verso l'alto. L'idea non è quella di appoggiarsi con le mani ai piedi, ai talloni, ma l'idea di tirare su i talloni. C'è questa forza che ti spinge verso l'alto. E piano torno, senti l'allineamento e piano lascio.
Le mani scivolano davanti alle ginocchia, apri un po' le tue ginocchia, le mani vanno in avanti, fai ben spazio per il tuo bacino e ci depositiamo giù. Senti la comodità di questa postura. Senti come questa comodità ti permette di entrare più in profondità dentro te stesso, dentro il lavoro. Senti proprio una porta che si apre verso un tipo di consapevolezza, un tipo di ascolto, un tipo di rapporto con il corpo. Qui facciamo solo 3 respiri con la pancia. E piano solleviamo la testa e ci posizioniamo in posizione prona. Faccio io quelle prone? Sì, ok. Tu fai quelle supine dopo. Okay. Sì, siamo giusti? Siamo giusti. Adesso vado veloce. Gomiti sotto le spalle, talloni cadono verso fuori. Questo ti permette di sentire questa sorta di allineamento a livello delle gambe. Facciamo giusto 2 movimenti con la testa e fermiamo la testa in una posizione che non è né in estensione né in completa flessione, ma dove cade naturalmente, che probabilmente è più o meno 45 gradi verso avanti. Perciò non guardi né tra le mani né il cielo, più o meno, non so, 1 metro avanti a te. Cerca un po' pian piano di convincere tutte le vertebre, soprattutto le vertebre toraciche, ad estendersi, ad aprirsi. Fatti aiutare dal respiro. Se questa posizione è molto confortevole, appoggia le mani un pochino più indietro, spingi con le mani e piano vieni su. Bhujangasana, vai piano. Attiva un po' l'addome, proteggi un po' la tua schiena. Lo sguardo è leggermente più in alto rispetto a prima. Può essere o davanti o un pochino verso il cielo. Il bacino è ben appoggiato. E lentissimamente ammorbidisci i gomiti. Piano vai giù, 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 giù. E appoggiamo il mento sul pavimento. Mani lungo il tronco, palmi appoggiati sul pavimento. Solleva un po', avvicina un po' le scapole, solleva un po' le spalle. Spingi con le mani un po'. Solleva tutte e due le gambe e stacca i piedi se vuoi. E lo custa. E piano giù. Lascia andare i piedi verso fuori, perciò i piedi vanno verso fuori, extra ruota bene i femori, le mani vanno avanti, appoggia le mani una sull'altra, fronte sulle mani, Makarasana, un bel coccodrillo. 3 bei respiri con la pancia. E piano libero. Mi suggerisci? Qua è finito tutto? Ok.
Te li metto io, passo in conciso. Appoggiamo le mani sotto le spalle, piega le ginocchia, muovi un po' i piedi, le tibie a destra e a sinistra. Senti questo dolce massaggio alla bassa schiena. E inizia ad ingrandirlo un po'. Ruota un po' di qua, un po' di là, sì. Anche un po' il petto si stacca. E piano, ci portiamo quasi in posizione seduta. E da lì ci andiamo a sdraiare pancia sotto. Sopra. Pancia sopra, sì. Posizione supina. Pieghiamo le ginocchia, portiamo i piedi a terra, vicino al bacino, la stessa larghezza delle anche, piedi paralleli, quasi come se li volessimo raggiungere i nostri talloni con le mani. Mani a terra, palmi verso il basso. Quando inspiriamo, solo il bacino sale, inspiro, bacino sale bene verso l'alto e stacco piano piano tutte le vertebre fino alle cervicali, espirando, scendo. Lo facciamo qualche volta associato al respiro, inspirando, bacino sale, attivo bene, glutei, e fuori l'aria, piano piano, scendo. Ancora una volta, inspiro, bacino sale, spingo bene verso l'alto, espiro, scendo. Rilasso a terra, un respiro, lascio bene andare il bacino, rimango con le gambe così come sono. E la prossima volta che inspiriamo, saliamo, rimaniamo bene nella posizione, quindi bacino sale. Spingi bene, questa spinta apre, espande il torace e l'addome. Senza muovere la testa, la direzione del torace è verso il mento. Rimani, fai qualche respiro. Se la posizione per te è comoda, puoi scegliere di intrecciare le dita delle mani, mano con mano, sotto la schiena, braccia distese, come fare forza sulle spalle, inarcare un po' le spalle per spingere ancora più in alto. Esatto, rimango qualche respiro. Senti questo lavoro, senti le gambe forti. E piano piano le mani di nuovo si sganciano, tornano a terra, palmi a terra, braccia ai lati del corpo, e lo facciamo lentamente respirando. Appoggiamo una vertebra alla volta, dall'alto verso il basso, fino ad arrivare alle sacrali, al coccige, e lascia ben andare, due respiri. E poi andiamo ad abbracciarci le ginocchia, portiamo bene le ginocchia verso il petto, la testa rimane a terra, due respiri. E poi facciamo qualche volta questo movimento, inspiriamo con la testa qui a terra, quando espiriamo fronte verso le ginocchia, ginocchia verso la fronte, proprio come a chiuderci, le mani ci aiutano, e inspiro, torno a terra. Fuori l'aria, vicino, ginocchia alla fronte, fronte alle ginocchia, come se volessimo chiuderci. E inspiro di nuovo a terra. Ancora due volte, cerca di fare uscire bene tutta l'aria, di completare l'espirazione quando sali, attiva bene l'addome. E inspiro, scendi. Ultimo, fuori tutta l'aria. E piano ritorni. Possiamo sganciare le mani dalle ginocchia, andare a distendere le nostre gambe, assumere per qualche respiro Shavasana, quella posizione finale. Talloni bene distanziati uno dall'altro, palmi delle mani verso l'alto, lasciamo il corpo completamente rilassato per qualche respiro. Senti il corpo abbandonato. Anche il respiro in qualche modo abbandonato, rilassato.
Senti il corpo che lascia andare tutte le tensioni e piano piano si ricarica. Lascia il respiro morbido, il corpo sempre piacevolmente abbandonato. Porta l'attenzione al respiro nella pancia. La mente si aggancia al nostro respiro nell'addome. Rimane attenta e vigile all'addome che sale e scende ad ogni inspirazione, ad ogni espirazione. Bene, puoi fare due respiri un po' più profondi. Poi lascia la testa pesante, la rotoli un po' a destra, un po' a sinistra. Piano torni al centro col tuo tempo, andiamo a rotolare su un fianco, se vuoi una mano, una spalla possono farti da cuscino, due respiri sul fianco. E poi con l'aiuto della mano libera e poi anche dell'altra mano ci spingiamo, andiamo a sederci. A gambe incrociate, troviamo una posizione comoda, vi consiglio, facciamo qualche pratica di pranayama, di respiro, di mettere un piccolo supporto sotto il bacino, che sia un asciugamano, ripiegate il materassino, qualsiasi cosa per aiutare un po' la nostra schiena. Troviamo una posizione comoda con la schiena ben eretta. Facciamo qualche ciclo di Kapalabhati. Kapalabhati è quel respiro in cui l'espirazione è forzata, si fa contraendo l'addome e l'inspirazione avviene in modo passivo. Se hai il ciclo, se soffri di epilessia, di ipertensione, questa non è una pratica che fa per te, quindi in caso fai dei bei respiri profondi e non seguire questa tecnica. Altrimenti proviamo assieme qualche volta a fare questo suono per capire dove va il colpo, lo stroke che diamo. Senti facendo questo suono dove si ripercuote nel corpo. E piano rilassiamo. Andiamo a fare lo stesso, solo che stavolta l'aria uscirà dalle narici, la bocca è chiusa, esce proprio in modo vigoroso. Ve lo faccio sentire qualche volta prima di farlo assieme. Quindi un colpo dell'addome che fa uscire bene l'aria dalle narici. Proviamo qualche volta assieme, spalle rilassate, cerchiamo di non muovere la colonna vertebrale. Ci viene da fare questo quando facciamo questo esercizio, invece la colonna vertebrale è bella eretta e solo l'addome si contrae. Proviamo seguendo anche questo tempo, faremo una ventina di battiti, tre serie. Quando sei pronto, se puoi a occhi chiusi, quattro, tre, due, uno, rilassa bene il respiro, rimani a occhi chiusi. Senti come hai modificato il tuo respiro, senti le sensazioni all'addome, senti le sensazioni anche alla parte alta della testa, alla fronte. Stavo
piano ci riproviamo, sempre col tuo tempo, col tuo ritmo. Se ti senti affaticato, se senti disagi agli organi interni causati da questa tensione che portiamo, rilassi. Se invece ti senti bene, andiamo. Quattro, tre, due, uno, rilassa, respiro. Rimani vigile, rimani in ascolto, lascia che il respiro ritrovi il suo ritmo. È una pratica di purificazione, ripulisce bene, ci aiuta a eliminare le tossine, a portare più ossigeno nel corpo. È molto utile a chi soffre di asma, allergie. Senti la qualità che porta, comunque, di risveglio energetico. È una pratica che va benissimo anche prima di fare attività mentali, se dobbiamo studiare, metterci al lavoro. Un lavoro mentale è molto consigliata, è fatta sempre a stomaco vuoto. Facciamo un ultimo ciclo, questa volta all'ultimo battito cercheremo di fare uscire tutta l'aria mantenendo un'apnea a polmoni vuoti per qualche istante. Iniziamo assieme. Senti come abbiamo la tendenza ad accelerare, invece cerca di seguire questo battito. Cinque, quattro, tre, due, uno, manda fuori tutta l'aria. L'addome quindi si svuota, si risucchia all'interno, Uddiyana Bandha, rimani qualche istante in apnea a polmoni vuoti. E poi quando senti che vuoi inspirare, rilassi l'addome, l'aria entra, rilassa bene il respiro. Dopo ogni pratica di pranayama, anche di kapalabhati, è bene rimanere qualche istante a occhi chiusi nel sentire. E bene, piano. Andiamo con l'ultima pratica. Brahmari pranayama, respiro dell'ape. Vi mostro la versione completa, potete scegliere di farlo chiudendo semplicemente le orecchie con l'indice, oppure indice medio sopra le palpebre, senza creare troppa pressione, anulare ai lati delle narici e mignolo ai lati della bocca, come a chiudere tutte le nostre uscite, i nostri fori. Andremo a fare 5 volte prima di chiudere bene le orecchie con il pollice, ascoltatemi, andiamo a inspirare bene a fondo, quando espiriamo produciamo il suono labbra chiuse, denti socchiusi. 5 belle inspirazioni e mentre l'aria esce il suono M, labbra chiuse, denti socchiusi. Lo fai a tuo ritmo, ti senti solo tu, quindi non aver paura a farlo uscire bene vigoroso. L'importante è che non sia a scatti, quindi no ma un bel suono fluido e liscio continuo. Quando hai finito i tuoi 5 respiri, rilassi le braccia e rimani in ascolto. Ognuno col suo tempo, partite.
Quando hai fatto rilassi le braccia, le mani, se poi rimani occhi chiusi, qualche respiro, a sentire cosa questa pratica ha comportato, ha portato a te, al tuo organismo. È un respiro che calma, rilassa il sistema nervoso, si può fare anche da distesi, prima di addormentarsi ed è utile per l'insonnia. Porta a essere un po' più introspettivi, ci aiuta a portare più facilmente l'energia al nostro interno. Bene, andiamo a terminare così come abbiamo iniziato. Se vuoi, se puoi, incontra le mani al centro del petto, le appoggi nella regione del cuore. Risuoniamo assieme ad un Aum, inspiriamo bene a fondo. E se puoi ripeti dopo di me. Asatoma sadgamaya. Asatoma sadgamaya. Tamasoma jyotirgamaya. Tamasoma jyotirgamaya. Mrityorma amritam gamaya. Mrityorma amritam gamaya. Aum shanti shanti shanti. Aum shanti shanti shanti. Se vuoi puoi chinare la testa verso le dita delle mani, qualche respiro di gratitudine. Gratitudine verso noi stessi per aver scelto di essere qui a condividere queste pratiche. Ringraziamo il nostro corpo, il respiro che ci sostengono in ogni istante. Ringraziamo questo spazio che ci ospita, ci accoglie. Accogliamo i benefici di queste pratiche che possano accompagnarci insieme a questo senso di gratitudine che possiamo espanderli. Questa gratitudine, questi benefici a tutti gli esseri vicini, lontani, visibili e invisibili. Piano, inspirando la testa risale, e sempre a occhi chiusi andiamo a strofinare vigorosamente le nostre mani, sentiamo un bel calore fra i palmi, energia nelle mani, e poi piano appoggiamo le mani a coppa sugli occhi, rilassiamo bene gli occhi chiusi nell'oscurità che le mani creano, in profondità tutti gli occhi si rilassano. E quando ti senti pronto a riaprirti al mondo esterno, piano piano apri e chiudi le palpebre, lentamente scosti le mani per far entrare la luce, se vuoi fissi i palmi facendoli scendere fino all'altezza del petto. Namaste, grazie. Namaste. Grazie Edo. Grazie a tutti.